l'assistente delle Palme. Va bene, allora siamo collegati col sito, eccetera. Allora, c'è con lei... Presidente, dica. Il nominativo del collaboratore, collaborante, adesso non so chi è. Alfieri Carmine, dobbiamo sentire, Alfieri Carmine. Sì, un attimo che adesso prego, viene. Prego. Scusi, il processo è Baccante e Luigi più 13? Sì, esatto, questo è il processo. Ho capito. Buongiorno. Nato 18243. Diamo atto Nato. Che interviene l'avvocato Giuseppe Ricciulli, difensore di fiducia dell'imputato Tam Gallo Pasquale. Nata Saviano Ille 243. Ille. Allora siamo 43. Pronti? Quando? Giorno 18243. 18 2 1943. Nata Saviano Ille 18 2 1943. C'è un avvocato d'ufficio? Se è pronto? Non è presente. Pronto? Presidente, allora, guardi, io qui ho Alfieri Carmine, nato a Saviano 18-2-1943, il vabbè. Quale a domanda dichiara, sono Alfieri Carmine, nato a Saviano il 18-2-43, dice che l'avvocato di fiducia ce l'ha lì in aula. Il suo avvocato di fiducia è in aula, qui da noi, avvocato Guglielmo De Antonellis, è qui presente. Allora, signor Alfieri, la Corte si sta occupando in grado di appello di due omicidi, l'omicidio del giornalista Giancarlo Siani e l'omicidio di Edoardo Di Ronza. La difesa dell'imputato Nuvoletta Angelo ha chiesto il suo esame e ora le porrà delle domande. Prego, avvocato Cappuccio, difensore. Signor Alfieri, lei ai sensi dell'articolo 210 codice procedura penale può anche avvalersi della facoltà di non rispondere. Intende rispondere? Signor Presidente, buongiorno, intendo rispondere. Intende rispondere, vabbè. Allora si dà atto che è informato della facoltà di non rispondere. Il signor Alfieri Carmine dichiara di non intendere, non volersene avvalere, che intende rispondere. Perfetto, che intende rispondere. Benissimo. Allora, avvocato Cappuccio, prego. Signor Alfieri, buongiorno, sono l'avvocato Cappuccio. Buongiorno, avvocato. Mi scusi, io ho bisogno di farle una domanda secca alla quale vorrei che lei desse una risposta altrettanto secca. Per quello che risulta dai vari processi che sono stati celebrati, lei si è assunto insieme alla sua organizzazione la responsabilità dell'omicidio di Nuvoletta Ciro che si è verificato il 10 giugno del 1984. Successivamente a questo omicidio, lei ha mai raggiunto, lei o la sua organizzazione, accordi di pacificazione con la famiglia Nuvoletta? No, questo mai. Anche per essere precise, diciamo così, no, prima della strage di Torre, che è avvenuta il 26 agosto 1984, si cercò, diciamo così, per alcuni appartenenti del mio gruppo della zona del Salernitano, cercarono, diciamo così, di fare una pacificazione. Cosa, diciamo così, in cuor mio e in cuor tutto il mio direttivo, cosa che non è mai avvenuta. È rimasto soltanto, diciamo così, dei discorsi al vento così, ma non c'è stata mai nessuna pacificazione. Un'altra domanda secca che mi sembrerebbe inutile dopo quello che lei in questo momento ha affermato. Nel 1985, nel tentativo di un accordo di pacificazione tra lei e Nuvoletta, si è mai stabilito da parte di Nuvoletta, eventualmente d'accordo con lei, di liberarsi della presenza di Gionta dal gruppo? No, questo io ripeto,
questo lo voglio dire anche al signor Presidente, cioè noi con il Nuovetto non abbiamo fatto mai nessun accordo. E diciamo così, questo in ciao è precedente, cioè prima della strage di Torre, che c'era questo tentativo, ma da parte nostra non c'era nemmeno predisposizione, erano questi, soprattutto un mio affiliato che stava a Pagani, un certo Mario Farina, che lui tentò di poter farci, di mettere una pietra sopra di quello che è successo dell'omicidio di Angelo Giovanetti. Però io sapevo, nella mala vita, io ero un capo, sapevo certi regole, che era impossibile poter pacificarsi con i Nuvolette. Ma anche, ragionando con la mentalità di allora, io con i Nuvolette non desideravo proprio di appacificarmi. Sentimi, scusi, e ho finito. Siccome forse quelli della giuria popolare o i giudici potrebbero non aver capito, lei ha detto: io sapevo in quanto capo e quando facendo parte della malavita che con i Nuvoletta era impossibile pacificarsi. Vuole per caso dire che avendo subito i Nuvoletta l'omicidio di un proprio familiare non avrebbero mai potuto far pace con voi? Ma anche questo, ma noi io all'epoca non lo desideravo proprio, perché io a Nuvoletta gli attribuì un pochettino tutte le responsabilità che si sono venute a creare dall'80 in poi. In quel periodo, ragionando, ripeto, con quella mentalità, io a Nuvoletta gli portavo rancore. Va bene. Presidente, io non ho altre domande, Presidente. E credo che... Vabbè, quindi io anche volevo, proprio anche a beneficio dei giudici popolari, quindi che volevo porgli proprio la domanda un po' più puntuale, più precisa. Ecco, signor Alfieri, poiché secondo l'accusa, secondo l'ipotesi di accusa, scendere un po' in questo particolare, credo che sia possibile, insomma. Poiché in ipotesi di accusa, a seguito dell'arresto di Valentino Gionta, si sarebbe detto che furono i Nuvoletta a far arrestare Valentino Gionta per eliminare il Gionta e quindi raggiungere un accordo con lei, quindi lei smentisce questa circostanza, questa possibilità? Signor Presidente, io sono un collaboratore da 5 anni. Chi afferma questa cosa è una menzogna totale, questo okay, per coscienza. Ma solo per sgombrare subito il campo dai equivoci. Questo assolutamente, non c'è mai stato nessun accordo. Tenete presente, signor Presidente, io sono responsabile di infinità di omicidi. E tutti questi omicidi che ho fatto, tutta gente, certamente oggi riconosce di aver sbagliato, ma ieri ragionavo con la mentalità, ammazzare un nemico, ammazzare un cutuliano era come fare giustizia. Che io non ho mai toccato nessuno, al di fuori di persone malavitose, non ho mai toccato altre persone, non ho ammazzato mai persone che facevano delle istituzioni oppure che facevano dei lavori che non c'entravano con una professione, che non c'entravano con la malavita. In queste infinità di omicidi che io ho commesso non ne trovate mai uno che al di fuori che era del contesto. Va bene, signor Alfieri, a noi premeva solo sapere la sua, sentirla sul punto molto preciso, su un eventuale accordo con i Nuvoletta per l'eliminazione di Gionta. Lei ce lo ha escluso e quindi su questo punto siamo. Ora senta, come le ho premesso, la Corte credo che possa fare anche ai sensi del 507 un'ulteriore domanda al signor Alfieri, che poi se del caso sarà risentito. Poiché questa Corte si occupa in grado di appello anche dell'omicidio di Edoardo Di Ronza, allora oscuriamo un attimo, interrompiamo un attimo il collegamento. Avvocato Cappuccio, abbiamo interrotto il collegamento? No. Avvocato Cappuccio, qual è il problema? Vabbè, la Corte ha ben... ci crea solo noi non intendiamo nulla di anticipare nulla. Presidente, mi scusi, intanto può essere dato atto della presenza dell'avvocato Giampiero Valleschi in sostituzione dell'avvocato Bongiovanni? Grazie. Interrompiamo un attimo.
ripristinare il collegamento. Eh? No, come se n'è andato, no? Qui, eh? Signor Alfieri, mi sente? La sente, signor Presidente. Allora, senta un po', io, come le ho premesso, noi ci occupiamo anche dell'omicidio di Edoardo Di Ronza. Lei sa chi è Edoardo Di Ronza? Ne ha mai sentito parlare? Sì, Edoardo Di Ronza apparteneva al gruppo Giondo Cavaliere di Durra Annunziata. Cioè, praticamente... Aspetti, risponda solo, io le ho chiesto, lo conosce, ne ha sentito parlare, quindi ne, sì. Lei lo conosce? Io personalmente non ricordo se l'ho mai incontrato, però so chi è questo personaggio. Esatto, allora ci dica solo un'altra cosa, lei sa che Di Ronza fu ucciso, è vero? Lei questo lo sa, è vero? Sì. Sa qualcosa dell'omicidio di Di Ronza, lei sa innanzitutto perché fu ucciso Di Ronza, lei lo sa? Da quelle che noi risultava che fu ammazzato stesso in seno, diciamo sì, al suo gruppo, perché il Di Ronza dice che era un confidente delle forze dell'ordine, ma soprattutto il Di Ronza fu, diciamo così, scoperto che era un confidente proprio in virtù all'indagine della strage di Torre Annunziata. Che cosa è emerso? È emerso che il Di Ronza, d'accordo con un certo Bucciarelli, che era un ex maresciallo, qualcuno che aveva a che fare con i carabinieri o con la polizia, cioè praticamente il Di Ronza, sapendo che lui aveva il telefono sotto controllo, questo è stato subito, diciamo sì, dopo alcuni giorni dopo la strage, praticamente lui a telefono parlava con questo Bucciarella a ruota libera, dicendo che la strage, diciamo così, si doveva collegare, diciamo, al mio gruppo, ma soprattutto lui diceva nella strage che lui aveva conosciuto Cesarano Ferdinando, c'è gente che lì del posto di Torre, cioè non lui personalmente, ma si diceva che alcune persone del posto dove aveva avvenuto la strage, alcuni testimoni, avevano conosciuto Cesarano Ferdinando. Dice, il momento in cui che è avvenuta la strage, poi dopo sapesse, perché lui riteneva che il Cesarano aveva il cappuccio, dice, dopo aver commesso, diciamo così, la strage, il Cesarano si avrebbe tolto il cappuccio, per questo sarebbe stato riconosciuto. Cioè praticamente noi al Di Ronza lo volevamo ammazzare anche noi, e cioè, però non ci fu possibile. No, ripeto, non abbiamo capito. Ripeta l'ultimo pezzo, l'ultima frase che ha detto, quindi? Noi, il Di Ronza lo volevamo ammazzare anche noi, e ci fu anche qualche tentativo, ma non ci riuscimmo, ma noi avevamo tutto l'interesse di ammazzarlo, primo perché lo ritenevamo che era un nemico, e secondo perché sapevamo che era un confidente, cosa che noi non ci riuscito diciamo sì, di poterlo ammazzare. Da lì è qualche anno, cioè 2 o 3 anni dopo, il Di Ronza fu ammazzato, e noi sapemmo che fu ammazzato proprio, diciamo sì, dallo stesso gruppo di sua appartenenza, proprio in virtù che lui era un confidente. Però noi assolutamente non l'abbiamo ammazzato al Di Ronza. Tenete presente, signor Presidente, come ho detto prima, cioè io sono responsabile di tanti omicidi, non avrei nessun problema, diciamo sì, se io fossi stato responsabile della morte di Di Ronza, cioè non avrei nessun problema di accusarmi. Va bene, l'avvocato Cappuccio le vuole fare un'altra domanda. Signor Alfieri, ma Galasso aveva un ruolo importante nella sua organizzazione? Sì. Galasso, chiedo scusa, avvocato, non ho capito. No, il Galasso posso continuare. Aveva un ruolo importante nella sua organizzazione? Sì. Galasse era un componente del direttivo, cioè Galasse era uno del gruppo storico, cioè diciamo così, è stato con me dalla prima ora che, diciamo così, che è avvenuto lo scontro con la NCO. Era una persona, cioè un componente di un grosso spessore criminale, cioè di un grosso rilievo insieme alla mia organizzazione. Sì, senta signor Galasso, avendo letto molti dei suoi interrogatori, mi dica se è esatto, signor Alfieri, mi dica se è esatto o meno quello che io ho detto. È vero che lei ha confermato
quasi integralmente tutte le dichiarazioni di Galasso, dicendo se se lo ricorda Galasso sicuramente è vero, perché Galasso ricorda più di me. Ma diciamo, io ricordo di aver detto questa cosa in un tanti interrogatori che io ho fatto, cioè Galasso certamente, diciamo così, è una persona, un ragazzo intelligente, cioè è una persona perspicace, in quale ha una memoria, diciamo così, di ferro. E dice, questo io l'ho detto questa cosa. Sa perché le dico questo? Perché in un interrogatorio Galasso, glielo dico formalmente, Galasso ha affermato invece che ad ammazzare Di Ronza sarebbe stata la vostra organizzazione. Quindi lei ritiene che Galasso abbia detto una bugia? Ma io questo, voi senz'altro, per me questo non è vero, perché, ripeto, per me non avrei nessun problema di accusarmi la responsabilità dell'omicidio di Ronzio. Sono accusato responsabilità molto molto più grave che pesano sulla coscienza, soprattutto la strage di Torre, figuriamoci poi l'omicidio di Ronzio, che cosa avesse potuto essere. Galasso... Certamente questa è una cosa che dovete chiederlo a Galasso, questa cosa. Senta, e Galasso in questo interrogatorio ha adombrato proprio una responsabilità in capo a Cesarano Ferdinando. Lei, Cesarano le riferiva tutto quello che faceva? Vorrei capire meglio la domanda, per cortesia. Galasso ha adombrato una responsabilità in capo a Cesarano Ferdinando per l'omicidio di Ronza. No, non è l'avvocato Cappuccio, da allora, almeno da questo interrogatorio a cui fa riferimento. Vabbè, allora sbaglio, allora ne faccio un'altra. Non è esatto questo. Allora ne faccio un'altra, la faremo a Galasso. Ne faccio un'altra. Signor Alfieri, lei prima ha detto che poi aveva saputo che invece questo omicidio sarebbe nato all'interno. Ci può dire come e da chi avrebbe saputo questa cosa? No, diciamo, tenete presente... O era una deduzione che lei faceva? No, diciamo che noi il gruppo Giondo Cavaliere con il gruppo Nuovo Letto Limel noi li tenevamo sempre, diciamo, sotto controllo, perché erano nemici potenziali. Dopo sconfitti i cotoliani, diciamo, i nemici erano loro. E praticamente tenete presente che il Cesarano Ferdinando confina con Torre Annunziata, cioè praticamente noi le cose, diciamo così, le venivamo a sapere. E anche perché in quel periodo, cioè, la mia organizzazione aveva raggiunto, diciamo così, militarmente un certo livello, cioè una cosa noi la venivamo a sapere, cioè non questo che venivamo a sapere, questo mi fu detto proprio da Cesarano, perché Cesarano aveva più interesse di me di controllare quella zona, cioè noi questo, diciamo così, non abbiamo Quindi saputo lei... però nei dettagli come si è svolto l'omicidio, io questo non lo so. Quindi a lei l'avrebbe riferito Cesarano? Come, avvocato Cappuccio? A lei le notizie che lui ha detto stamattina di avere appreso dell'omicidio di Ronza? Ma per quanto riguarda la morte di Ronzio? Sì, quindi sì. I riferimenti che lei ha fatto stamattina provenivano da Cesarano? Ma per quello specificamente per il di Ronzio? Sì. No, io parlo per di Ronzio. Cesarano, e potete presente che lì c'era anche il Bisciani che lo stesso è un paese di Milano. Senta, noi dobbiamo... Vabbè, lui ha saputo, volevo sapere da chi avesse saputo. Queste le notizie che sapevamo. Va bene, grazie, non ho altre domande. Senta, signor Alfieri, per chiudere su questo punto, la domanda secca che stavolta le faccio io, sono il Presidente, abbia pazienza. Dunque, signor Presidente. Nell'interrogatorio, in questo interrogatorio di cui parlava l'avvocato Cappuccio, il Galasso, riferendosi proprio al fatto che Di Ronza aveva parlato con alcuni esponenti dei carabinieri, è vero, agenti dei carabinieri, è vero, circa la strage di Sant'Alessandro, dice così: per detta infamità il Di Ronza fu successivamente ucciso dalla nostra organizzazione. È Galasso che parla. Poiché lei era al vertice di questa organizzazione, noi vogliamo sapere solo questo. Secondo lei l'uccisione di Irons fu opera della vostra organizzazione o no? Questa è la domanda, semplice. Allora, signor qual Presidente, è la risposta? Vi do la risposta, diciamo così, più categorica. Come vi risponde allora? Noi, non è stata ammazzata la nostra organizzazione, anche se noi a Di Ronza lo volevamo ammazzare. Vabbè, questo due o tre anni prima che lui avesse, però lo escludo categoricamente, signor Presidente.
Va bene. Non avrei nessun problema ad prendermi la responsabilità della, del di Quando dice nostra, ovviamente intende l'organizzazione di cui lei era capo, è così, di cui faceva parte anche il Galasso, è vero? Esattissimo. Perfetto, allora per noi non abbiamo altre domande. Ci sono altre domande? Prego, un attimo, signor Alfieri, un attimo. Il consigliere Alatere le vuole rivolgere. No, prego, sto qua a sua disposizione. Vuoi formulare? No, fammi. Ah, benissimo. Signor Alfieri, volevo chiederle una cosa, è stata chiarissima la sua esposizione. E per cognizione della Corte, volevo sapere se vi è stato un momento storico di una coincidenza di interessi comunque fra la sua organizzazione e quella dei Nuvoletta, e quindi quella di Giunta e quindi quella di Limelli. Ha capito la domanda? L'aspetto economico. Vi è stato un momento in cui vi era una coincidenza di interessi, di fini? Lei stesso mi pare. Economici. Sì, ma lei stesso mi pare che ha fatto un accenno alla necessità, è vero, di contrapporsi a quella che era la NCO. Ecco, io non posso formulare la domanda in modo diverso perché non sarebbe ammissibile. Non so se mi sono spiegato. Quindi la domanda è semplice, signor Raffaele. C'è stato un momento in cui gli interessi vostri coincidevano con quelli dei Nuvoletta e dei Limelli? Sì, diciamo così, no, interessa a livello non economici. Interessa a livello, perché tenete presente che io fino alla morte del mio fratello, che è avvenuto nel 1981, 26 dicembre dell'81, io con la mia, diciamo così, all'epoca eravamo, il mio gruppo era formato da poche persone, dietro che i cutuliani mi volevano ammazzare a me e a mio fratello, che poi dopo hanno ammazzato a mio fratello, noi ci andammo, dico noi per dire io, mio fratello, Galassi e qualcun altro che stava vicino a me in quell'epoca, ci andammo a mettere sotto la protezione dei Nuvoletta, perché i Nuvoletta erano persone, o diciamo così, no, o, affiliate alla mafia siciliana, e soprattutto ai Corleonesi, a Dottor Reina. Erano persone che godevano una certa fama in Campania. Cioè noi per sfuggire alle attacche di Raffaele Cutro ci andavamo a mettere sotto questa protezione. Però i Nuvoletta, quando è morto mio fratello, a me mi hanno scaricato dicendomi praticamente che io non facevo più parte di loro, perché i Nuvoletta, io aspettavo che loro mi avrebbero, diciamo così, state vicini per vendicare la morte di mio fratello, invece loro proposero la pace con i cutuliani. A questi io capii, diciamo così, di che pasta erano fatti i Nuvoletta, ma onor del vero, diciamo così, nella mia frequentazione sopra dai Nuvoletta, che è partita dal fine 88 fino al 92, cioè io ci notavo qualche comportamento un po' strano. E c'è ebbe la conferma dopo, proprio dopo la morte di mio fratello, che loro mi scaricavano, perché capimmo che loro erano doppi giochisti, cioè praticamente avevano una mentalità tipica mafiosa, cioè a noi ci facevano capire che i cutuliani erano, diciamo così, persone da eliminare, tanto è vero che ci incitavano a noi di buttare, così proprio questo è il termine che usavano, dice buttate, scoppettate sotto, dice queste sono gente che prima o poi devono finire. Dice, in un altro luogo poi loro, diciamo, camminavano a braccetto con i cutuliani, anche perché poi dopo siamo andati a sapere che i Nuvoletta ospitavano proprio Cutro nella loro tenuta, cioè o in qualche proprietà che loro avevano, perché loro avevano un sacco di proprietà, cioè queste erano, diciamo così, i Nuvoletta. Capito questo, dal 82 in poi noi siamo diventati nemici dei Nuvoletta. Fatta questa premessa altrettanto chiara, allora lei ritiene di poter affermare che oltre quei motivi chiaramente indicati di contrasto, è vero, di contrapposizione alla clan de Nuvoletta, si può aggiungere anche, lei ha parlato di caratterizzazione mafiosa, se non ho capito male, dell'organizzazione de Nuvoletta, si potrebbe anche aggiungere, da quello che lei dice, però avrei piacere che lo dicesse lei, ai motivi già indicati, anche questa specifica caratterizzazione dei Nuvoletta, che sarebbero stati mafiosi
e quindi tipo di caratterizzazione da lei non condiviso. Non so se mi sono spiegato. Però non l'osservazione, Presidente, lo sta facendo una domanda, ha detto che non era d'accordo proprio perché lei, loro erano, se lei mi consente, dal 1982 in poi c'è stata la rottura, sono stati entrambi impegnati nel fronte anticutolo. Io volevo sapere qualche altra cosa. Presidente, chiedo scusa. Però poi fuoriusciamo anche dai temi. E mi scusi, la rinnovazione del dibattimento è stata fatta su quei temi. Per cortesia, allora in pratica lui già aveva... No, Presidente, in pratica non ha risposto al tipo di domanda specifica che io faccio. Allora, se non si ritiene, la domanda ammissibile è un altro discorso. Ma è una domanda diversa da quella fatta precedentemente. Quindi, o la domanda si ritiene ammissibile o non si ritiene ammissibile. Allora, se mi si consente di riformularla, io la riformulo. Però è una domanda diversa da quella che è stata fatta prima. L'osservazione della difesa riguardava il metodo di formulazione della domanda, che la difesa riteneva suggestiva, e la domanda suggestiva in linea di massima non dovrebbe essere considerata a nessuno, neanche alla Corte. Sì, può essere riformulata in altri casi. Ma io, con tutto il rispetto, però noi dovremmo essere... Senta, allora io esprimo il mio potere. Ma la Corte ha emesso una ordinanza. Ha già detto prima che uno dei motivi per i quali, e mi faccia parlare, non intendeva avere a che fare più con i Nuvoletta era anche questa loro particolare caratterizzazione. Premesso questo, che già ha detto ed è verbale, vediamo qual è la domanda del consigliere Alano. Però voglio dire, sui temi che hanno formato oggetto dell'ordinanza ammissiva di rinnovazione del dibattimento, Presidente, voi su quello avete detto che il signor Alfieri doveva venire, Presidente, non su altro, se no noi, ci si consenta, Presidente, se no noi incominciamo pure noi. Ci andiamo a pigliare le carte e facciamo 3 ore di esame ad Alfieri su tutte le dichiarazioni che ha reso Alfieri nel corso degli anni. No, non l'ha detto. Io formulo la domanda, se il Presidente consente, facciamo formulare la domanda e poi vediamo. Allora, molto semplice. Signor Alfieri, oltre i motivi che lei ha indicato, ce ne sono altri eventualmente che hanno posto la sua organizzazione in una posizione di insanabile contrapposizione a quella dei Nuvoletta? Mi pare che sia corretta la domanda formulata. Sì. Diciamo, se ho capito adesso, molto bene, avvocato. Diciamo così che la cosa principe è stato il fatto che, diciamo così, dopo la morte di mio fratello, i Nuvoletta mi hanno scaricato. E questo, diciamo così, è stato. E questo già lo ha detto. Andiamo. Poi, durante, diciamo, dall'82 all'84, che prima di fare l'assalto alla tenuto dei Nuvoletti, che lì poi muore il fratello Ciro, cioè lì ci sono state, diciamo così, qualche altro omicidio da parte dal gruppo di Nuvoletto Gionda, perché sia l'assalto sopra le Nuvolette, poi dopo andiamo fuori completamente da ogni ipotesi di rinnovazione del dibattimento. Ci interessava conoscere. Io non sono d'accordo, Presidente. Non sei d'accordo. Spiace doverlo dire. Ma io penso che ognuno svolge il chiaro. Diciamo... Se leggiamo il verbale, io credo che abbia risposto. Stava rispondendo e non è ammesso intervenire. Per una questione di regolarità, chiedo scusa. Il Presidente ha ammesso la domanda, i difensori devono consentire che il collaborante, il dichiarante risponda. Dopo dovrebbero fare le loro osservazioni. Le regole sono queste. Presidente, scusi, ma noi non possiamo, se noi lasciamo parlare il signor Alfieri, il quale tra l'altro, gli ho detto, ha reso 5 anni di dichiarazioni, ma Alfieri non ci parlerà solo di questo, ci parlerà di tutto il mondo e di tutto lo scibile umano, Presidente. L'oggetto dell'esame di Alfieri verdeva quel tema. Vabbè, allora, per concludere l'esame di Alfieri, allora quindi nell'85 quindi lei ha affermato che era in una situazione di contrasto con i Nuvoletta, è così? Sì, per chiudere sì. Il discorso, è vero? Sì, 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 assolutamente sì. Vabbè, io non ho altre domande. È singolare, Presidente. Il procuratore generale ha domande? No, io vorrei svolgere una brevissima osservazione. Mi sembra singolare che l'ammissibilità delle domande sia una questione che i difensori pongono nei confronti del Presidente, del giudice. Il giudice fa le domande che ritiene di fare.
i difensori potranno al termine fare le considerazioni che vogliono, ma non possono certo impedire al giudice di fare domande che egli ritenga opportune. Vabbè, ma non mi pare che sia una materia, non penso che vada impostata in questo modo. Io devo dire, allora per mia onestà e coscienza, io ritenevo forse erroneamente che l'Alfieri avesse in sostanza esposto i motivi per i quali nel momento dell'omicidio Siani vi era una situazione di contrasto. Il consigliere Alate ritiene che non sia stata esauriente la risposta, ha bisogno di porre un'ulteriore domanda. Allora, prego, il consigliere Alate ponga la domanda in modo con rigetto di tutte quante le altre osservazioni dei difensori. Andiamo. Signor Alfieri, la domanda l'ho fatta, lei stava rispondendo, continui a rispondere. Se allora, vuole che io le riformuli la domanda, gliela riformulo. Rifacciamola però secca, precisa. Allora. Domande secche e precise. La domanda è secca. Senza... Cappuccio, sono io che devo, se permette, che deve difendere innanzitutto la sua ordinanza, o qualcosa di diverso. Vediamo. Io ho chiesto e lo ribadisco se oltre i motivi molto chiaramente da lei esposti di contrapposizione violenta fra l'organizzazione da lei capeggiata e quella dei Nuvoletta ce ne fossero degli altri. Mi pare che non si possa porre in termini più corretti di questo. Sotto, però deve essere anche dal punto di vista temporale sotto, limitata, se consente, consigliere. Vabbè, se allora, no facciamo la storia di vent'anni. Allora risponda, l'avvocato Alfieri, risponda, signor Alfieri, per favore. Io ci ho risposto. Diciamo sì, i Nuvoletti, dopo la morte di mio fratello, noi che stavamo sotto la protezione loro, e soprattutto aggiungo anche un'altra cosa per dire in che rapporto stretto io stavo con i Nuvoletta. Cioè praticamente io dovevo fare da padrino a un figlio dei Nuvoletti. Quando poi è morto mio fratello, i Nuvoletti, a posto di aiutarmi a vendicare la morte di mio fratello, mi hanno scaricato, proponendo la pace. A che io capisco qual era, diciamo così, il costume. Alfieri, questo quando è avvenuto? Nel 1900? Questo 82. Mio fratello muore 1981, 26 dicembre, fino a 81. Io dall'82 in poi, con i Nuvoletti, diciamo sì, non ci sono andato più a che fare, tanto è vero che poi si arriva alla decisione di ammazzare i Nuvoletti e si fa questa spedizione sopra alla tenuta dei Nuvoletti dove si ammazza il fratello Ciro. Cioè proprio perché io stavo a spiegare prima che poi sono stati interrotti, il fatto che ci ha spinto a noi a ammazzare per fare questa azione criminoso sopra i Nuvoletti, fu che durante, diciamo sì, dall'82 all'84 ci sono stati altri omicidi. E un altro omicidio importante che fece scaturire poi la strage di Torino fu l'omicidio di Leopoldo Del Gauda, avvenuto a Torre Annunziata per opera di John di Nuvoletta, che era un cugino ad Cesarano Ferdinande, e cioè cugino a lui, che Cesarano Ferdinande era anche uno esponente di primo piano del mio gruppo, e anche il Leopoldo faceva parte del mio gruppo. Ci fu un'altra, diciamo così, qualche altra morte, ecco, ci fu un esempio subito dopo la morte di Ciro Nuvoletti, ci fu la morte di un cognato del Visciano Angelo, che faceva parte del mio gruppo, cioè ci furono un sacco di omicidi. Però la cosa principe, che fu che, diciamo così, che noi ci staccammo dai Nuvoletti, da quel momento loro, diciamo così, man mano nel tempo sono diventati dei nemici, come erano i cutuliani, cioè proprio in virtù che loro erano doppio giochisti, capito, diciamo così, questo loro modo di agire e di fare. Ma soprattutto io rimasi deluso quando loro a me mi scaricarono dopo la morte di mio fratello. Bene. E questi sono stati i motivi. Poi se non ho capito bene un'altra domanda, gentilmente me la fate più specifica, io sono in grado di rispondervi. No, se deve parlare col microfono, avvocato Cappuccio. Che ci fosse un contrasto. È la domanda iniziale che è stata fatta. Vanno a fare l'agguato a Nuvoletta, quindi c'era evidente un contrasto in corso. Se io gli consentiamo... ho richiamato l'attenzione solo sull'opportunità di far terminare il dichiarato. Poi dopodiché il discorso è chiuso. Poi è una questione di valutazione. Basta. Non pare che ci sia motivo di polemica. Va bene, allora possiamo chiudere il collegamento. Signor Alfieri, non ho altro da chiedere, può accomodarsi. Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.